Eccoci. Che emozione! Io esisto e anche il Parlamento europeo. Grazie. Non era questo il disegno di qualcuno? Ma mi è sembrato un grande dovere accettare questo invito e avere questa occasione per ricordare il male altrui, ma anche per ricordare che si può una gamba davanti all'altra, essere come quella bambina di Terezin, che chi andrà a Praga o c'è già stato e ha visitato il museo dei bambini che a Terezin potevano fare le recite o colorare coi pastelli e che poi un giorno furono tutti deportati e uccisi ad Auschwitz per la colpa di essere nati perché erano bambini, quindi non potevano aver fatto del male a nessuno. C'è una bambina di cui non ricordo il nome che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Io non avevo le matite colorate e forse non avevo e non ho mai avuto la fantasia meravigliosa della bambina di Terezin, che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati. E questo è un semplicissimo messaggio da nonna che io vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali, che siano in grado di fare la scelta e con la loro responsabilità e la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Siamo pronti, relazione Verhofstadt, per appello nominale la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Hanno votato 683 deputati, favorevoli 621, contrari 49, astenuti 13. Commovente.